Grazie al progetto di solidarietà finanziato dalla FABI e dall'associazione ProSolidar, che hanno dimostrato di avere grande sensibilità nell'affrontare le problematiche di chi sta peggio di noi, sono stata coinvolta in prima persona a seguire l'evoluzione di alcuni progetti legati allo stato di salute di persone che popolano il continente africano. In particolare uno di questi è che prevede di implementare l'attività cardiologica e cardiochirurgica in Eritrea. Eritrea, paese del Corno d'Africa, uno dei paesi più poveri al mondo e più precisamente il settimo paese più povero, così riconosciuto sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dalla Banca Mondiale. Un paese dove è evidente la forbice tra i pochi ricchi e i moltissimi poveri che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. La crisi globale che stiamo vivendo ha impoverito ancora di più questa popolazione ed è per questo che il contributo ricevuto dalla FABI e da ProSolidar ha costituito un preziosissimo aiuto per la realizzazione di questo progetto. Al momento il progetto più importante in Eritrea riguarda la costruzione nella città di Asmara dell'ospedale pediatrico ed è un progetto principalmente finanziato dalla regione toscana. In Eritrea ci sono diverse equip mediche di cooperazione internazionale che appunto stanno cooperando in diversi progetti. Sicuramente il più qualificato è denominato Cuore Eritrea. Cuore Eritrea è l'unico progetto di cooperazione sanitaria internazionale nel settore delle cardiopatie congenite. Esso è gestito e finanziato da equip cardiochirurgiche di eccellenza di provenienza tedesca, svizzera e italiana, le quali organizzano due missioni all'anno dove complessivamente riusciamo ad operare all'incirca 100 bambini. L'equipe dell'ospedale Pasquinucci di Massa, con la quale sono stata a stretto contatto durante la mia permanenza ad Asmara, è stata la prima equip ad impiantare valvole cardiache su bambini affetti da gravissime cardiopatie congenite. La prima cardiopatia che si cercherà di prevenire sarà quella reumatica e questo è l'impegno che non solo i medici specialisti e l'associazione hanno preso davanti alle autorità sanitarie eritree, ma anche l'impegno che la cooperazione italiana presente ad Asmara si è assunta, comprendendo l'importanza della formazione e informazione e delle scuole dei bambini. Basti pensare che per prevenire questo tipo di patologia basterebbe un normale antibiotico. L'impegno di tutte le equip mediche è stato esteso anche all'obiettivo di favorire la crescita professionale dei pochi sanitari presenti in Eritrea, puntando molto sui nuovi pediatri che l'Università di Asmara ha appena formato. La mia esperienza comincia in una giornata di novembre, quando si è riunito il gruppo e siamo partiti per l'Eritrea. Con il cuore pieno di insicurezza, paura, ma tanta voglia di capire e rendermi utile per una popolazione in difficoltà, mi sono ritrovata a respirare l'aria d'Asmara. Il primo impatto con la città non è stato così traumatico come mi aspettavo, ma è solo una calma apparente. Al mio arrivo all'ospedale Orotta mi ritrovo travolta dal profondo senso di aiuto che si legge negli occhi della gente, occhi che raccontano il dramma di dover percorrere 250 km a piedi in 16 giorni attraversando mille pericoli dovuti alla vicinanza con i paesi confinanti di aree in guerra, mancanza di cibo e di acqua, scarsa igiene, tutto questo per poter far visitare il proprio bambino. Non dimenticherò mai questa mamma, mamma di un bambino sano, Simon, e un bambino cardiopatico, Dussa. Ricordo ancora la sua gioia quando ho regalato a lei un pannolino. Io ricordo quel giorno, mi ricordo benissimo, ho visto una pianta, un albero, e sulla pianta c'erano tutti i vestitini dei bambini e i vestitini delle mamme. Lì non ci sono pannolini. Forse raccontarvelo così sembra strano, ma viverlo è un'altra cosa. Questi bambini attendono il loro turno insieme alle loro mamme nella sala d'attesa del piccolo ambulatorio ed è lì che vengo a contatto, mi vengono raccontate mille storie da genitori, parenti, bambini. I bimbi sono lì perché vogliono scorgere una speranza di vita migliore, un futuro. Bambini che, se anche diversi, hanno lo stesso diritto alla vita dei loro fratellini asiatici, americani, europei. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need.
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. La mia giornata tipo la ricordo bene, sveglia all'alba e subito all'ospedale Orotta, l'ambulatorio dove grazie alla preparazione dei medici partiti con me, i bimbi vengono visitati e si preparano per l'intervento. Ricordo ancora, bambini marchiati a fuoco. Purtroppo lì non c'è la preparazione come nei paesi occidentali. I genitori vedono i bambini magri, li portano dagli sciamani. Questi bambini erano terrorizzati. Bambine alle quali è stata praticata l'infibulazione, anche se è vietata in Eritrea. Eppure queste cose succedevano. I giorni passano, le operazioni vengono fatte con tanta difficoltà, anche perché i posti in terapia intensiva sono molto limitati. Ricordo poi i loro occhi, gli occhi delle mamme, che cercano nei miei occhi un conforto che le aiuti a superare le notti nel cortile dell'ospedale. E sì, le mamme non potevano stare nel reparto. Siamo ad Asmara, 2300 metri d'altezza, con una forte escursione termica. La notte la temperatura scendeva sotto lo zero. Mi ricordo ancora, la sera tornavo a casa dai pochi chilometri che mi separavano dall'albergo e io non vedevo l'ora che tornasse l'alba per tornare dalle mamme, cercare un loro sorriso, tornare dentro, vedere se il bambino stava bene e portare una bella notizia alla mamma. Sono tante cose che ho vissuto ed è veramente un'esperienza bellissima. L'ultimo giorno, ricordo ancora quella sera, tanta emozione. Le mamme erano lì con i loro bambini. Ho pianto tanto prima di tornare in Italia. Che cosa si pensa in Italia? Al Natale? Ai regali? Le mamme dicevano a me, tu non devi piangere, tu sei brava, tu tornerai a dare qui una mano. Sono tristissima prima di lasciare loro, però sono fiduciosa perché questo sarà l'inizio di una grande esperienza. Sono triste perché ho lasciato comunque persone con le quali avevo stretto un bellissimo legame, ma felice perché i bambini avranno una vita normale, almeno dal punto di vista sanitario. Concludo ringraziando la Segreteria Nazionale che mi ha dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza di vita, fiduciosa che sia ancora l'inizio. E a questo punto, ragazze, vi saluto, non sono qui con voi perché sono oggi, quando voi vedrete questo video messaggio, sarò lì, sono in Eritrea. Arrivederci dall'Eritrea. Poi se andavo avanti mi mettevo a piangere, perciò non ci sto lì.